Una volta tutte le ragazze Say hi to Asia, I'm Asia, my name sognavano di diventare ballerine. Ciao a tutti ragazzi. Ma oggi è un altro il mestiere più ambito. Su Instagram ci sono ragazze che fanno vedere il seno. Tutte vogliono fare Io faccio vedere il lato B. Le influencer. Ciao ragazzi, ciao Italia. Ciao a tutti, sono Asia Valente. Ho 23 anni e sono un'influencer. Ho la passione per tutto ciò che luccica. Nella vita voglio diventare la persona più top del mondo. Mamma! Mamma, dai! Sì, arrivo. I miei speravano per me che mi laureassi. Mamma, ieri ne ho cacciato uno dalla valigia. Dov'è? Ho scoperto che il mio futuro sarebbe stato un altro. A tutti piacerebbe essere ricchi. L'ho cacciato fuori dalla valigia, dove l'hai messo? Mi ha ambizzata fin da bambina. Perché non capisci? Ormai ho un po' questo mood, savoir faire. No, questo è da mare, scemo. Asia su Instagram ha quasi 1 milione di follower. Il lavoro da influencer è quello di influenzare gli altri con ciò che tu posti. Le sue foto e i suoi video di feste e di viaggi nei paradisi tropicali. La gente vuole fare quello che tu fai, indossare quello che tu indossi. Ricevono decine di migliaia di visualizzazioni. Le influencer hanno tutto gratis. E questa popolarità per Asia è diventata un lavoro. Il business consiste in quello di sponsorizzare prodotti. Sto iniziando a guadagnare, però investo tutto nello shopping, nei viaggi. Facendo l'influencer tu puoi decidere di guadagnare tanto o meno, ma io sono pigra. Mi trovo da mio padre i soldi per viaggiare nello shopping. E questo l'ho indossato in Sudafrica. Un lavoro che l'ha portata, ecco ragazzi, sulle pagine. Questo è il mio Playboy. Della rivista del desiderio per eccellenza. E qui inizieranno 10 pagine che parlano di un corpo naturale. Sorridente, elegante. Playboy. Semplicemente Asia. Penso che tutti vorrebbero essere Asia. Ogni età ha il suo treno. Sono delle occasioni che ti capitano a 20 anni, non è che ti possono capitare a 50 anni, a 60 anni. Finché lo può fare, lo farà. Se non l'avesse fatto... Noi così ci divertiamo. E dopo aver scelto finalmente l'outfit adatto... Che fica che sono! Asia è pronta... Ciao mamma! ...per una dura... giornata di lavoro. Oggi ci divertiamo. Si comincia. Riprendi tutto. Top. Un pranzo. La sfogliatella. Con la migliore amica. Vai, facciamoci un selfie. Un passaggio dal parrucchiere. I miei capelli. Un extension? Sì. Quanto le pagate? Non le ho pagate perché sono un influencer. Quanto costa? Credo sì 400, 500. Top. Ciao, Asietta. Un po' di shopping. E per Asia è sempre tutto gratis. Asia! Ciao caro! Ma nella vita di un influencer... Va ben arrivata! Non tutto va sempre nel verso giusto. Oh my gosh! Odio queste foto, oddio non le ha modificate! Andiamo, guarda! Sento male. No, ma fa vedere sta foto. Sant'Antonio! Ma chi è questo qui? Un rapper! No, tua mamma lo sa che esci con questo ragazzo? Che c'ha più tatuaggi che naso, dai. È contenta? Non lo so. Mi sento male. Ragazzi, sto per morire, ve lo giuro. Ma perché? Dio mio, che brufo, le raga. Oddio, la mia carriera è finita. Non mi piaccio. Verranno tutti. Dai, ma perché mi ha preso così? No. Ma che bella questa. Tra una foto e l'altra si è fatta sera. Mamma, i jeans normali a zampa di elefante dove c***o? Sono trovati. Sì, questo. Mamma, le forbici. Le tecniche dell'influencer. Come rompere cinture buone di marca. Ragazzi, adesso sono pronta per il club. Che figa. Ciao. Oh, entra, vai. Carica per il party.
settimana mi sa che usciamo 6 volte. Ad uscire così tanto poi non ti viene più voglia. Dai, mamma mia, non ce la faccio più. E quando cala la notte, uno solo è il tempio degli influencer. Fare party significa uscire, divertirsi, andare a ballare, ascoltare e magari twerkare con la musica ignorante. Io adoro andare a ballare, fare festa perché mi sento completamente free. Tu vai a ballare, bevi, mangi, fai quello che vuoi. Tutto free per le ragazze. E in cambio appunto di presenza. Il mio sogno attuale è quello di lavorare in TV, diventare magari attrice o magari showgirl italiana. Tra 10 anni, non lo so, magari con una famiglia, fare la mamma. Sì, voglio fare solo la mamma, sono ancora una bambina. Milano è il paese dei balocchi perché è la città in cui tutto può accadere. Tipo uscire e ti cambiano la vita. Quindi non so che farò dopo il party. Le cose accadono per un perché. È sempre comunque.